Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questa scopa elettrica, la Roventa RH9057 WO, l'Air Force 360. Scopa elettrica senza sacco e senza filo, con batteria interna, con una grande capacità di aspirazione. Quindi, per una volta, invece che partire subito con il prodotto montato, voglio partire con il prodotto smontato. Cosa abbiamo? Abbiamo la base di ricarica da attaccare al muro in questo modo, dove avremmo gli inserti per poter infilare i nostri accessori della scopa e dove avremmo anche la possibilità, tramite questi due connettori e con il suo alimentatore dedicato, che ha l'attacco precisamente qua davanti, potremmo appunto ricaricare direttamente con la base il nostro Roventa. Come accessori della Roventa abbiamo il tubo, il beccuccio per poterlo inserire e usare nelle fessure o negli angoli dove, non riusci dove abbiamo bisogno di una forte aspirazione, perché tutta l'aspirazione è concentrata nel tubo. Avremo poi la spazzola. Quindi la chiamano sofà brush per il fatto che possiamo usarla per il divano, per i sedili, per le tende o per i tappeti a pelo lungo o anche a pelo corto, quindi non c'è nessun problema, possiamo usarla un po' per tanti mestieri. Abbiamo la spazzola rotante che va bene per tutti i pavimenti, qualsiasi tipo di pavimenti. Quindi spazzola rotante con motore appunto che permette la rotazione di questa spazzola, che poi vi farò vedere. Semplicissimo smontaggio, basta aprire questo, come si può dire, meccanismo e si leva la spazzola per dare una pulizia se ci sono dei capelli incastrati o d'altro. Cosa molto interessante è la presenza dei LED qua davanti, bianchi, che illuminano praticamente quello che stiamo pulendo. La possibilità di spostare, come potete vedere, a piacimento la scopa, quindi ha una certa maneggevolezza. Ci viene dato anche il tubo di prolunga, naturalmente, credo che sia alluminio. Il tubo ha una peculiarità: ci sono dei contatti. Questi contatti servono per trasmettere. Come potete vedere, i contatti sono anche qua, per trasmettere la corrente elettrica alla spazzola motorizzata. Oltre al tubo vengono dati gli Easy Brush, che non sono altro dei piccole spazzoline, sempre a portata di mano. E la cosa interessante che vi faccio vedere: una, è possibile attaccarla tramite incastro direttamente al tubo. Poi, se noi abbiamo bisogno di attaccare al tubo il pezzo, il beccuccio, lo attacchiamo direttamente. Se abbiamo bisogno della spazzola, l'attacchiamo direttamente, senza levare l'Easy Brush. Se abbiamo bisogno anche della spazzola motorizzata, possiamo incastrarla. Quindi l'Easy Brush, praticamente volendo, può essere sempre attaccata al suo posto. Quindi stacchiamo questo ed è subito pronta Ok, all'uso. ora passiamo alla parte motore. Aspiratore, devo dire, molto potente. Come potete vedere, questo è il corpo motore, dove vi è la batteria qua sotto, che tramite contatti, come vi ho fatto vedere prima, si può ricaricare o semplicemente innestando direttamente l'alimentatore qua dentro. Non c'è bisogno di tenere premuto il pulsante, perché appunto non è un pulsante ma è un interruttore, e qua dietro la batteria da 21,9 volts al litium garantisce veramente una grande potenza. Potenza che, rapportata ai minuti, 20 minuti a potenza normale e 12 minuti a potenza turbo. Come potete vedere, io ho già smontato il tutto. Questo è molto comodo e molto utile, per il semplice motivo che appunto smontando il tutto si riesce a pulire meglio
la vaschetta, quindi una volta smontata si riesce a pulire tranquillamente il filtro, sciacquare tranquillamente sotto l'acqua, perché i peli e i capelli vanno a infilarsi praticamente dappertutto, quindi la pulizia senza poter smontare la macchina diventerebbe difficile solo con l'accesso qua sotto. Per il rimontaggio di questo basta incastrarlo in questo modo, ecco fatto, e questo si rincastra tutto. Poi passiamo al filtro in spugna, tra cui ne viene dato due di ricambio, come potete vedere. Quindi filtro in spugna, non si fa altro che alzare questa clip, si mette giù e il tutto si incastra. Perfetto. Per pulire il serbatoio durante le nostre sessioni, quindi non una pulizia completamente, per pulirlo completamente, dobbiamo alzare questo e, come potete vedere, si apre lo sportello di sotto. Se appunto rimangono ciuffi di polvere o materiale qua dentro, dobbiamo smontare l'apparecchio. Per smontarlo si deve tirare via questo, abbassare una levetta e questo si deve sfilare. Ci vuole un po' di forza all'inizio, ma è molto facile presa la mano. Come dicevo prima, vi è anche questa spazzola, anche in questo caso l'Easy Brush, che può venire collocata sempre in questo modo per servire ed essere sempre a portata di mano. Come tutte le cose, accessorio beccuccio, accessorio per il sofà e addirittura direttamente anche la spazzola rotante. Spazzola rotante che ora vi faccio vedere come funziona. Ecco, questa è la spazzola rotante. Dentro c'è un piccolo motore che serve a far girare la spazzola, quindi a catturare meglio la polvere ed eventualmente nei tappeti o nel pavimento a farla rialzare per poterla poi aspirare. Altra cosa che ti dicevo prima sono i LED. Vediamo se riusciamo a farli vedere. Perfetto, questi sono i LED. La cosa interessante di questi LED è che io ho provato la spazzola sul pavimento. Una volta che è messa sul pavimento, come in questo caso, ora vediamo, se vi è della polvere appoggiata sul pavimento, con l'illuminazione a LED si riesce tranquillamente a vedere se stiamo pulendo bene il pavimento e dove sono le parti di maggior sporco. Io l'ho provata e l'ho testata, anche perché ve ne sono altri modelli in commercio, tra cui anche l'altra versione, diciamo quella nera, che ha degli accessori in più che servono per la pulizia della macchina. Io posso solo dire che la potenza è tanta, la manovrabilità anche, non è un gran peso eccessivo. Forse quello che può sembrare un po' deludente, ma non dico così, forse sono le plastiche, ma logicamente con plastiche più spesse e più robuste si sarebbe implementato il peso del corpo motore. Io reputo questa scopa senza sacco molto maneggevole, la Roventa RH9057W0, l'Air Force 360, molto molto buona e molto versatile, adatta per qualsiasi scopo. Dopo questa recensione fate voi la scelta. Ciao e arrivederci a tutti.